Questo video vediamo sei errori che gli uomini fanno quando vogliono farsi una donna. Ci sono degli errori che gli uomini spesso commettono quando vogliono farsi una donna, quando vogliono conquistare una donna, quando vogliono sedurre una donna. E quindi questi sei errori devi cercare di evitarli se vuoi appunto sedurre una donna, se vuoi conquistarla, altrimenti, come dire, te lo prenderai in quel posto, ovviamente. Allora, che cosa fare quindi per sedurre una donna? Cosa fare quindi per conquistare una donna? Cosa fare quindi per essere un uomo che attira, un uomo che piace, un uomo che conquista le donne? Beh, la prima cosa che ti suggerisco di fare intanto è iscriverti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguirmi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente puoi anche abbonarti al canale e se fai donazione al canale, queste sono naturalmente gradite, sono ben accette. Allora, il primo errore è quello di cercare un contatto eccessivo, cioè cercarla. Se fai pressing, se la tartassi, vai a zerare il desiderio. Una donna deve desiderarti, quindi questo è un errore che gli uomini fanno. Quando vogliono farsi una donna, iniziano a tartassare, vediamoci, e dai, viene a cena. Poi palesano subito quelle che sono le loro esigenze, no? Magari questo è sbagliato sia in un senso che nell'altro. È sbagliato sia palesare subito le esigenze, ti voglio fare, diciamo così, ed è sbagliato, diciamo, invece, anche fare il cavaliere servente, quello che, diciamo, non emette nulla di buono, quello che non fa nulla di interessante. Queste cose qua sono sempre errate, queste cose qua sono sempre sbagliate. Quindi bisogna in questi casi sempre, diciamo, imparare a bisogna sempre in questi casi imparare ad avere, diciamo, una forza interiore, no? Per non lasciarsi trasportare dalle emozioni, non lasciarsi gestire dalla messaggita acuta, perché se ti viene la messaggita acuta e inizi a tempestare i messaggi, questa ti frenzonerà, ti considererà una merda, non ti prenderà in considerazione. Un secondo grave errore che gli uomini fanno quando vogliono farsi una donna è confessare i propri sentimenti, perché se confessi i tuoi sentimenti, come dire, non attirerai mai una donna, verrai visto come debole, verrai visto come, cioè non nella fase iniziale, perlomeno semmai dopo che lei si è già coinvolta, dopo che lei ha già fatto tutte le cose. Allora, a quel punto lì puoi anche confessare, tra virgolette, quelli che sono i tuoi sentimenti. Quindi questo potrebbe essere un qualcosa di importante che tu puoi fare. È fondamentale, diciamo, imparare a fare questo, è fondamentale imparare a, diciamo, a raggiungere questi obiettivi. Se tu vuoi essere sicuro che le cose possano andare per il meglio, se vuoi essere sicuro che le cose possano andare per il verso giusto, quindi devi lasciare che i sentimenti restino un po' mascherati. Questo te lo suggerisco, questo te lo consiglio. E poi un'altra cosa che devi assolutamente evitare di fare è, se lei non ci sta, perché può capitare che lei non ci stia, deve assolutamente evitare che la rabbia prenda il sopravvento, perché se la rabbia prende il sopravvento, se la rabbia diventa più forte, se tu hai, come dire, non sai cosa fare, non sai come fare,
devi stare molto attento perché se ti fai vedere incazzato, ah, non mi cerchi mai, qua, là, ma perché? No, 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 questo è il canto del cigno della seduzione, questo è il bacio della morte della seduzione, devi assolutamente evitare, questa cosa, va assolutamente evitata. Ti suggerisco veramente di evitare tassativamente questa cosa perché metteresti, come dire, è comunque una situazione di interesse, no? Di manifestazione di interesse. Un'altra cosa che tu devi assolutamente, un altro errore è quello di scusarti per niente. Tu scusami. Avere un comportamento, cercare la captatio benevolentiae, cioè fare proprio lo zerbino, fare il maschio, il cavalier servente, quello che fa, come dire, che vede la donna come se fosse una divinità, da raggiungere, la metterla su un piedistallo. No, devi buttarla giù dal piedistallo, devi dimostrare irriverenza, altrimenti verrai completamente scartato da tutte le donne. Questo è assolutamente sbagliato. Un altro comportamento che è assolutamente tassativamente sbagliato è mettere in discussione la tua autostima. Mettere in discussione la tua autostima è la cosa fondamentale perché non dà, come dire, ti fa sentire una merda, non ti dà emozioni, non ti dà la capacità di sviluppare. Diciamo appeal di sviluppare, di attrarre la donna che ti interessa. Tu devi imparare ad attrarre invece la donna che ti interessa. Quindi mettere in discussione la tua autostima è fondamentale. E il sesto comportamento, questo assolutamente negativo, assolutamente nefasto, che molti uomini fanno un grave errore che li porta veramente a essere scartati, quello di, come dire, lasciare far sì che una donna oltraggi la tua dignità, cercando di cambiarti, cercando di, ti do l'appuntamento, poi te lo tolgo, poi ci sono. In questi casi devi sanzionare subito con abbandono e rifiuto e andare con altre donne, fattene tante altre. E quella lì, poi dopo farai il giro delle sette chiese, tornerai, ma sanzionala, sparisci, abbandono, rifiuto e trombare con altre, andare con altre e coltivare altre cose. È tassativamente necessario. Il mondo è pieno di gnocca e se una non te la dà, fuori dei coglioni, avanti un'altra. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ti do appuntamento al prossimo video. Ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.